Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta paradiso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tuorli, albumi, scorza di limone o pasta di limone, vanillina, lievito per dolci vanigliato, fecola di patate, farina di tipo 00, zucchero e burro morbido. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Togliere dal boccale 200 g di zucchero a velo e metterlo da parte. Abbiamo lasciato il resto dello zucchero nel boccale. Posizionare la farfalla sulle lame, mettere gli albumi e li facciamo montare per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono ben montati, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, con la farfalla inserita, mettere lo zucchero a velo rimasto, i tuorli, ed azionare il bimby per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere il burro la pasta di limone la vanillina la farina e la fecola ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere il lievito ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 4. Trasferire nella ciotola con gli albumi. Amalgamare delicatamente con la spatola. Trasferire in uno stampo da 28 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta paradiso. Grazie e alla prossima ricetta.